Con il consigliere Marco Donati scelgo Arezzo perché torna d'attualità la questione legata ai cattivi odori a Chiani e zone limitrofe. C'è stata un'interrogazione che lei ha rivolto questa mattina all'assessore competente. Qual è stata la risposta? Abbiamo posto un'interrogazione, per verità il sindaco in quel momento non era presente in consiglio comunale, ha risposto l'assessore all'ambiente Sacchetti, in merito alle emissioni d'origine, quindi cattivi odori che ormai da circa un anno si avvertono in alcune frazioni. Citiamo Chiani come quella sicuramente maggiormente colpita, ma si aggiungono Le Poggiola, San Giuliano, Olmo, San Zeno e altre zone della città. Per lunghi periodi i cittadini sono costretti a tenere chiuse le finestre, che magari d'inverno è già un pochino più facile, ma d'estate diventa quasi insostenibile, per evitare di appunto sostenere degli odori sgradevolissimi che è vero sono sgradevoli, ma dobbiamo anche comprendere se sono dannosi per la salute. Ecco, allora è una situazione che oramai però si sta trascinando da troppo tempo. Sì, ci eravamo presi un impegno di affiancare il comitato senza, come dire, politicizzare i cittadini che si erano volutamente interessati a questo tema. Oggi però ci siamo sentiti in dovere di porre all'attenzione dell'amministrazione un'esigenza di controllo. Ci sono organi regionali, ci sono organi locali, ci sono rilevazioni da fare. Dobbiamo capire prima di tutto se questi fumi o odori sono pericolosi e poi capire se si possono diminuire, perché anche laddove non fossero pericolosi sono talmente sgradevoli da condizionare la vita di migliaia di persone di questo territorio. Ricordo tra l'altro che i cittadini di quelle zone saranno anche colpiti da infrastrutture abbastanza impattanti che riguardano il completamento dell'asse viario della Due Mari e quindi, come dire, si direbbe in aretino, botta gli zoppi.